Si mantiene bassa anche oggi la curva dei contagi a Prato, con 32 nuovi casi segnalati nel bollettino della regione. Purtroppo però si allunga l'elenco delle vittime del Covid, con altri 3 decessi. Si tratta di una donna di 86 anni e di 2 uomini, entrambi di 69 anni. Sono tutti morti al Santo Stefano, dove erano ricoverati. Prosegue quindi il trend degli ultimi giorni, con un numero di contagiati che si mantiene molto al di sotto dei record fatti segnare nelle fasi più acute della seconda ondata, ma con altre morti che vanno ad aggiungersi al triste elenco, giunta adesso a 217 vittime da inizio epidemia. In Toscana i nuovi casi di positività al coronavirus sono stati 574, con un'età media di 49 anni circa, anche qui in linea con i giorni passati, in uno scenario che vede però la nostra regione ancora in zona arancione, nonostante gli auspici e le speranze di molti, a partire dal presidente Eugenio Giani, che non ha mancato di criticare la scelta del governo, definendo la decisione ingiusta e immotivata. Continuano a scendere ricoverati negli ospedali toscani. E al Santo Stefano ci sono 106 pazienti Covid nei reparti ordinari e 13 in terapia intensiva. Sono invece 31 i ricoverati nella palazzina dell'ex Misericordia e Dolce e 39 alla Melagrana di Narnali. Purtroppo oggi si registrano in totale 35 decessi in tutta la Toscana, con un'età media di 78,5 anni. Venendo ai tamponi eseguiti, questi sono stati 12.697, di cui il 4,5% positivo.